Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi e poi cliccando sulla campanellina attivate tutte le notifiche in modo da ricevere l'avviso per ogni video che pubblicherò successivamente. Allora, l'argomento che andremo a trattare oggi è quello della skincare, ovvero voglio proporvi delle alternative super economiche e che comunque danno dei risultati, o perlomeno che a me piacciono da impazzire. Che sono low cost. Allora, la cosa forse più cara che ho non supera i 15 euro, si aggira intorno ai 14 per farvi capire. Allora, iniziamo subito con il video, rimanete sintonizzati e ci vediamo tra un secondo. Allora, ho da relativamente poco scoperto perché la sto già utilizzando da un po' e testando da un po', quindi vi so dire già qualcosa in più. La linea Nakumi, non so se anche voi la conoscete, la utilizzate. In caso positivo, scrivetemi sotto nei commenti e fatemi sapere come vi trovate. Io, da quando ho conosciuto questa linea, sto utilizzando soltanto i prodotti Nakumi, tranne qualche eccezione che vi mostrerò tra poco, sempre low cost. Allora, dove trovate i prodotti Nakumi? Allora, vi lascio il link sotto del sito in cui li ho trovati. Tra l'altro, fanno le spedizioni a domicilio e chiaramente si può pagare anche in contrassegno. Questa è una cosa che io valuto molto per quanto riguarda i siti, perché a me, ad esempio, non piace pagare anticipatamente. Preferisco ricevere il pacco e pagare in contanti al momento della consegna, così sono sicura che il pacco mi arriva. E se non mi arriva, pazienza, tanto non ho pagato niente. Quindi vi lascio sotto un sito da cui ho già ordinato diverse cose, quindi sono sicura che consegnano in tempi anche abbastanza brevi. E nel frattempo vi parlo, chiusa questa piccola parentesi, inizio a parlarvi un po' dei prodotti. Il primo di cui vi parlerò non è l'unico che non è della Nakumi, ma è di questa marca qua, la Frudia. Allora, è un detergente viso. Idratante, sapete che io, sapete, per chi non lo sapesse, io ho la pelle secchissima, soffro anche di psoriasi e quindi devo stare anche attenta a quello che metto sul viso. Perciò uso principalmente detergenti idratanti e questo, come potete vedere da come ho ridotto la confezione, è uno dei miei preferiti. Lo uso sia al mattino sia alla sera. Ha una consistenza particolare, un po' densa, adesso non so se si riesce a percepire, ecco qua. Poi questo lo mettete sulle mani, lo emulsionate con un po' d'acqua e lo passate su tutto il viso e poi lo sciacquate. E questo è il primo step della skincare, diciamo, che si dovrebbe fare sia mattina che sera. E io uso questo detergente viso. Il secondo passaggio è il tonico. E qua ho un mio must di Nakumi, come dicevo prima. Questo è un tonico idratante, hydrating toner. Allora, a parte che è comodissimo perché, come potete vedere, ha lo spruzzino. Quindi potete decidere di spruzzarlo sul viso e poi magari passare un dischetto di cotone o i dischetti in microfibra lavabili. E comunque, allora, dicevo, potete decidere se spruzzarlo tramite lo spruzzino e poi passare un cotone oppure spruzzarlo direttamente sul dischetto in cotone e poi passarlo sul viso, non cambia assolutamente niente. E questo è il secondo step. Successivamente io applico un siero. Come siero della Nakumi ho questi tre. Mi trovo meglio, cioè non saprei dirvi con quale mi trovo meglio perché sono uno più bello dell'altro. Sono questi, ve li mostro. Allora abbiamo, ve li faccio vedere in ordine uno alla volta. Il Glow Serum, questo lo uso solo ed esclusivamente la notte perché agisce sulla pelle facendo una leggera esfoliazione, quindi preferisco utilizzarlo la notte, così non rischio di espormi al sole, eccetera, eccetera, anche se di giorno, anche se esco per accompagnare i bambini a scuola, per andare a fare commissioni, eccetera, eccetera, io anche di giorno uso sempre la protezione solare sopra la skincare. E penso che sia essenziale, anche se non stiamo andando al mare, i raggi del sole penetrano, anche se il cielo è un po' nuvoloso, anche se sta diluviando, e a maggior ragione se è una bella giornata. Perciò un consiglio che vi do spassionatamente è quello di applicare sempre la protezione solare. Quindi potete applicare il siero, dopo detergete il viso, applicate, pulite i residui con il tonico, applicate il siero che preferite e poi utilizzate una buona crema solare in modo che comunque il vostro viso sia protetto. Questo vi dicevo, lo uso soltanto la notte. Ho stoppato il video perché mio marito è entrato a disturbarmi. Comunque, dicevo, questo siero lo applico soltanto la notte.
Devo dire che al mattino il mio viso appare decisamente più luminoso e più idratato. Fantastico questo siero, straconsigliato. Poi, come altro siero, ho comprato da poco, ma ne ho già utilizzato parecchio, è questo qua, che è lo Youth Serum Anti-Aging Regenerating. Allora, questo siero serve per andare a contrastare i primi segni di espressione e le rughette. Chiaramente non aspettatevi miracoli dai prodotti di skincare per quanto riguarda rughe profonde, eccetera, eccetera. Per quello esistono i chirurghi plastici, però comunque possiamo lavorare per prevenire, attenuare e comunque migliorare l'aspetto del nostro viso anche con i prodotti skincare. Questo mi piace perché è un siero appunto anti-aging, però comunque rimane idratante. È proprio piacevole sul viso. Tutti questi sieri sono piacevoli sul viso da applicare. E niente, questo è un altro prodotto che vi consiglio. Considerate che i sieri costano sui 10 euro, sieri viso, che funzionano, perché voi quando li utilizzate vedete i risultati. E questo è l'importante, non tanto il costo, ma la qualità del prodotto e poi vedere se effettivamente ci fa apparire la nostra pelle meglio di come l'abbiamo, insomma, di come l'avevamo prima di applicare la skincare. Un altro siero che ho, che è l'ultimo della Nakumi, è questo qua, che è un olio. È il Beauty Serum. Allora, vi leggo anche cosa dice nell'etichetta dietro. Allora, siero della bellezza, nutriente e idratante. Allora, una composizione unica di 7 oli floreali accompagnati dalla vitamina E. È un elisir di bellezza per una pelle profondamente idratata. Scusate se leggo male, so leggere, però non ci vedo un tubo. Le lenti a contatto sono miope e le lenti si funzionano, ma quando ci sono scritte molto in piccolo non riesco a leggere quasi niente. Comunque, levigata e morbida. No, aspettate, dov'ero? Allora, per una pelle profondamente idratata, levigata e morbida, ripristinando la sua naturale barriera idrolipidica, a modo d'uso applicare una piccola quantità sul viso. Ok. Allora, quando uso questo siero? Quando sento che veramente la mia pelle ha bisogno di essere idratata. Solitamente quando applico questo siero utilizzo anche un tool per fare dei massaggi al viso in modo che comunque aiutino anche a stimolare la microcircolazione. Se volete un video sui tool che uso per la pulizia del viso e per i massaggi al viso, fatemelo sapere nei commenti così ve li mostrerò nel prossimo video. Allora, questo siero può essere utilizzato appunto come super idratante da notte oppure anche al di sopra della vostra skincare normale, ne bastano veramente poche gocce perché l'olio cosa fa? Va a fare da schermo, diciamo, alla skincare che abbiamo applicato sotto, perciò ci aiuterà a mantenere ancora di più, a far agire ancora meglio i prodotti che mettiamo sotto, perché fa tipo da barriera al nostro viso e quindi diciamo che i prodotti agiranno ancora meglio protetti appunto dalla schermata dell'olio. Poi passiamo alle creme. Allora, ne ho due a disposizione, anche queste si aggirano intorno ai 10 euro. Cioè. Allora, questa è all'aloe ed è l'aloe cream. Smoothing Cream Formula. Allora, c'è scritto per ogni tipo di pelle. Io ho una pelle secca e l'ho provata soltanto sulla mia pelle, quindi non so dirvi se vada bene anche per le pelli miste e grasse. Penso più per le pelli miste che per quelle grasse, perché questa pelle rimane sì idratante, però allo stesso tempo non è super idratante. Lascia la pelle quasi uniformata e levigata, cioè sembra quasi di aver applicato un primer piuttosto che una crema. E comunque al mattino dopo, se la utilizzate, il vostro viso lo sentirete comunque idratato e morbido. Questa è fantastica, infatti non so se potete notare già quanta ne ho consumata. Anche come pre-makeup è buona. Questa non ha la protezione solare, perciò se utilizzate questa pre-makeup, assicuratevi di utilizzare un fondotinta che abbia una protezione al di sopra, così non rischiamo di insomma rovinarci la pelle attraverso con i raggi solari. Un'altra crema che ho acquistato di recente, però che comunque mi ha fatto impazzire, questa la utilizzo prevalentemente la notte, è questa ed è la Hyaluronic Cream, sempre per ogni tipo di pelle, però questa non la consiglierei proprio alle pelli grasse, ecco. Questa crema è molto idratante, la uso principalmente la notte, dopo magari metto o il siero glow oppure il siero Yacht Serum, quello anti-aging, e poi sopra applico questa. La mattina ho il viso
meraviglioso, la pelle morbida, idratata. Certo, vi ripeto, i prodotti di skincare non fanno miracoli, è ovvio, questo penso che lo sappiamo più o meno tutti, però comunque utilizzati con costanza danno dei risultati che si vedono, cioè comunque la nostra pelle utilizzando questi prodotti con costanza si vede proprio che è più curata e quindi migliora alcune caratteristiche. Poi chiaramente per le rughe profonde non si può fare granché, diciamoci la verità, per quello c'è bisogno di un chirurgo plastico. Però se vogliamo evitare il chirurgo plastico, utilizziamo con costanza la skincare e vedremo comunque dei miglioramenti. Poi cos'altro della Nakumiya? Ecco, questa fantastica mist. Cos'è questa? Questa è una face mist al blueberry, infatti ha un profumo. Aspettate che tipo di mirtillo, una cosa del genere, molto fruttato. E cosa si può applicare? O subito dopo il tonico, perché comunque apporta ancora più idratazione alla nostra pelle, oppure durante la giornata, ad esempio, quando siamo anche sopra il trucco, quando abbiamo bisogno di sentirci rinfrescate, soprattutto se stiamo diverse ore davanti al computer o comunque dispositivi elettronici, ci spruzziamo questa sul viso. E immediatamente il viso riceve quell'idratazione che magari gli serve. Poi passiamo alle maschere e dovrei aver finito. Ne ho a disposizione tre. Allora, questa è super idratante. Questa è la maschera al miele. No, devo farvi vedere le consistenze perché hanno delle consistenze dei profumi fantastici. Cioè, allora, guardate, questa è l'Honey Mask. Sembra miele, miele puro da applicare sul viso. È meravigliosa questa maschera. Questa va tenuta in posa 15 minuti e poi sciacquata con acqua calda. Questa davvero vi lascia la pelle morbida e molto più idratata. Non si vede bene, purtroppo, perché con le luci non si vede bene il nome. Comunque vi lascio tutto scritto sotto in descrizione. Poi ho acquistato la maschera anti-aging ossigenante, che è questa. Questa è quella che adoro di più per la consistenza. Allora, aspettate che qua mi è finito dentro un pezzo di plastica. Allora, questa è la consistenza. Non so se potete notare, ma sembra praticamente un budino. Cioè, una mousse, anzi. Cioè, è morbidissima, è bellissima, è anche piacevole da applicare sul viso. Anche questa si tiene in posa 15 minuti e si sciacqua. Qual è il compito di questa maschera? Oltre ad essere anti-aging, è quello proprio di andare a ridare a ossigenare, tra virgolette, la nostra pelle, e subito dopo che l'avete utilizzata, vedete, la vostra pelle è molto meno grigia e molto meno spenta, oltre ad essere chiaramente un pochino più levigata. Ultima maschera che ho è la Pink Mask, che è questa. Adesso vi faccio vedere anche questa. Qua non ho levato la, vedete, ho fatto io un pasticcio, però la consistenza della maschera è questa. Questa la uso spesso perché, anche se ho la pelle secca, ogni tanto comunque vado ad applicare la maschera all'argilla rosa che mi aiuti comunque a purificare il viso, perché comunque anch'io soffro di punti neri, piccole imperfezioni, eccetera, eccetera. E questa mi piace perché? Perché anche se è una maschera all'argilla rosa, una volta che la applico e poi la rimuovo, non mi secca assolutissimamente la pelle. E per me questo è gli darei soltanto 10 punti in più solo per questo motivo. Anche questa si tiene in posa 15 minuti e si sciacqua. Ora, vedete la pelle più levigata, i punti neri meno evidenti e allo stesso tempo non vi lascia la pelle secca. Fantastico! Cioè, per chi ha la pelle secca come me è proprio una rivoluzione. Allora, dovrei avervi nominato tutti i prodotti che ho qua a disposizione economici e che comunque per me vale la pena acquistare. E con cui io mi sono trovata bene sul mio tipo di pelle, che ripeto, è una pelle secca, molto secca, con psoriasi. Non vi ho mostrato il contorno occhi proprio per questo motivo, perché al momento, già da diversi mesi, sto utilizzando un contorno occhi specifico che mi ha prescritto la dermatologa. Perciò è inutile che ve lo faccia vedere, perché purtroppo mi era uscita una psoriasi proprio qua nell'occhiaia. Adesso non c'è più perché chiaramente il prodotto ha fatto il suo lavoro, però continuo comunque a metterlo. Ecco, questo è un altro consiglio che vi volevo dare. A meno che, se avete una pelle normale, un po' secca, un po' mista, un po' grassa, potete tranquillamente cavarvela da soli con la skincare. Ma in caso di problemi seri alla pelle, come ad esempio acne molto pronunciato, problemi come ad esempio dermatiti, psoriasi e chi più ne ha più ne metta, il mio consiglio è quello di non fidarvi, cioè non fate da soli, meglio
conservate un po' di soldini e andate dalla dermatologa o dal dermatologo di fiducia e vi fate consigliare delle creme specifiche per quel problema. I prodotti che vi ho nominato io li uso, chiaramente vado anche spesso a farmi controllare dalla dermatologa perché soffro di psoriasi, quindi comunque lei tiene sempre sotto controllo lo stato della pelle del mio viso oltre che del corpo, chiaramente. Perciò, insomma, state attenti, se avete particolari problematiche, non fidatevi di quello che leggete, di quello che vedete. In caso di, appunto, problemi veramente gravi della pelle, rivolgetevi a degli specialisti, questo ci tengo a dirlo. Tra l'altro, un'altra cosa che ci tengo a dire, io non sono un'estetista, non sono una dermatologa, non sono un'esperta di cosmesi, semplicemente vi ho parlato di questi prodotti da consumatrice. E questo ci tengo a sottolinearlo perché è vero che i prodotti vengono formulati da persone specializzate in quel settore, siamo d'accordo, però li usiamo noi consumatori, che siamo degli, possiamo dire, inesperti di skincare, nel senso, o comunque di come vengono formulati i prodotti. Perciò il giudizio che vi ho dato su questi prodotti, chiaramente prendetelo per quello che è, ovvero il consiglio di una ragazza a cui piace comprare i prodotti per skincare, a cui piace provare i prodotti per la skincare e che in questo caso vi ha dato delle alternative low cost, perché vi ripeto, il prodotto più caro non arriva a 15 euro e con cui comunque si è trovata benissimo. E io vi assicuro che da quando ho comprato questi prodotti ho smesso di usare tutti gli altri che avevo, anche di marche molto più rinomate. Detto questo, spero di essere stata chiara, spero che abbiate compreso il messaggio che volevo mandarvi con questo video. Se avete qualche dubbio o qualche domanda, scrivetemi sotto nei commenti, fatemi sapere se avete utilizzato o se utilizzate alcuni di questi prodotti e eventualmente come vi siete trovati, perché poi chiaramente anche la skincare come il make-up è molto soggettivo, c'è un prodotto che piace a me, potrebbe non piacere a voi e su questo siamo tutti d'accordo. Vi ringrazio per aver seguito il video, vi mando un bacio, vi auguro una buona giornata. Ciao ragazze e ciao ragazze, a presto!